Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. La situazione si sta facendo scottante. Abbiamo incontrato un nuovo personaggio di nome Nash che si è unito al gruppo e che adesso ci sta dando una mano a salvare il villaggio nativo di Percival, perché abbiamo scoperto che questo è il villaggio nativo di Percival, ovvero l'Ixai Village. Ecco qua, pronti! Allora, qui andiamo di auto. Faccio molti più danni con l'attacco normale piuttosto che... Cioè, va bene usare le magie e le rune, però il problema è che perdo tempo nel fare il cast, quindi tanto vale... Minchia. Allora, curiamo poverino Nash che sta facendo una brutta fine. Ok, via. Perfetto. E utilizziamo ovviamente medicina, così siamo a posto. Ma che, sembra la stessa scena? Ah, forse è perché non posso andare di qua. Ah sì, effettivamente mi sa che dovevo andare dove ci sono le colline, perché lui ha detto stiamo facendo scappare i nemici, cioè i popolani lì sulle colline. Quindi giustamente io da qua non ci devo andare. Però questo potrebbe essere il classico spotting farm come in altri giochi, dove possiamo combattere praticamente sempre alcuni nemici e prendere experience. Anche se effettivamente non me ne danno tanta esperienza, quindi non mi conviene più di tanto. Ok, sì. Dobbiamo salire là sopra, allora, sì. Là ti mettono lo scontro per farti vedere, per dirti non potete andare. Ecco. Oh, guardate chi c'è. Le teste di ferro... Il capo delle teste di ferro è venuto a salutarci. Gli spiriti sacri sono con noi oggi. Dobbiamo trovare il tempo per... Sarò il più utile qui. Suppongo che tu sia una delle lucertole, sia una del clan delle lucertole, delle unità dei combattenti, giusto? Combatti sempre senza prima presentarti? Ah, devi scusarmi. Sono Shiba, del clan delle lucertole, membro del reparto combattenti. Sono qui per combattere il leader delle teste di ferro. Cosa? Ecco. Spazzatura umana. Non vi perdoneremo mai per la vostra inettitudine, o comunque per la vostra, diciamo, per le vostre robe in generale. Fortunatamente molti sono riusciti a scappare. Le lucertole saranno occupati a saccheggiare il villaggio, quindi non ci prenderanno sotto mira in questo modo. Andiamo verso i mulini. Andiamo verso il mulino, anzi. Che già ha preso fuoco da solo, praticamente. Phew. Potremmo riposare un pochettino? Sono a corto di fiato. Solitamente non sono avvezzo a queste situazioni, sapete. Milady, mi stavo domandando, chi è questo ruffiano? Non è il tempo per le introduzioni. Maledizione. Ah, pronti. Oh, che sorpresa incontrare la dama d'argento. Non riuscivo a credere che i miei uomini mi avessero appunto detto che tu fossi qui. Che fortuna. Sono Chris. Non sono né un hero di Zexen né una dama d'argento. Ti ringrazio. Sono soltanto una dei cavalieri che protegge Zexen. Chris, sei tu davvero Chris Lightfellow?
Come fai a conoscere il mio nome? Tu sembri un combattente di Karaya, quindi com'è che tu... Conosco il nome di Wyatt Lightfellow. Quindi sei venuto a dirmi... Quindi sei venuto a dirmi ciò che riguarda l'armatura nel tuo villaggio e il pentacolo che un ragazzo di Karaya ha portato a casa mia. Il ragazzo stava semplicemente seguendo delle istruzioni. Avevo fatto una promessa. Promessa? Stai dicendo che tu hai ucciso mio padre? E anche se fosse, vorresti vendicare la sua morte? Se lo hai fatto, allora sì. Lo farò in questo preciso momento. Calmati. Non ho intenzione di gestire questo. No, gestisco io la questione, se non ti dispiace, Dupa. Come desideri. Ah, quindi boss fight. Ah, no, duello. Cominciamo? Avanti. Colpiscimi. Madonna quanto gli ho tolto. Sei davvero dura, mia cara. Ma questo non è un gioco per bambini. Minchia, doppio death blow. Madonna quanto gli ho tolto. Qui devo fare difesa. Dannazione. Meglio prendere fiato. Ok, quindi attacco. E penso che lo faccio fuori. Minchia, di un pelo. Molto, molto solido. Ma è fortuna o skill? Cioè, è fortuna o abilità? Ok, battuto. Minchia, quel Death Blow l'ho praticamente sciolto. Basta, hai vinto. Congratulazioni, capitano. Meriti davvero il titolo di comandante dei Zex and Knight. Tuo padre sarebbe così orgoglioso. Silenzio! Non hai cercato di umiliarmi abbastanza? Minchia, si è rialzato in 448. Se vuoi sapere la storia di tuo padre, devi trovare il Flame Champion. Ah, gliel'ha fatto apposta. Stai indietro. Dannazione. Pensavo di poterti cogliere alla sprovvista. È troppo per me, Dupa. Non possiamo andarcene in questo modo. Capo Dupa. Che succede? I cavalieri di Zexen. Cosa? Eccoci, quello a piedi, tutti a cavallo, è quello che... Madonna, avrà una resistenza allucinante comunque per stare dietro a tutti quei cavalli. Sembrano pochi, ma potrebbero esserci dei rinforzi. Ritirata, ritirata, tutti quanti. Sì, signore. Donna, hai la fortuna del diavolo. Gli spiriti malvagi sembrano che combattano al tuo fianco. Dannazione, e così sia. Ti aspetto di rivederti presto, Dama d'Argento. È un onore averti conosciuto, madame. Fermo! Però vedi, gliel'ha detto all'orecchio, dice, se vuoi scoprire la verità su tuo padre, devi trovare il Flame Champion. Quindi sono tutti che stanno cercando sto Flame Champion per un motivo o per un altro. Cioè è tutto che ruota attorno al Flame Champion. Milady, state bene? Sono riuscito a sopravvivere, grazie. Percival, che diavolo ti è preso portare, diciamo, il nostro capitano in un posto indecente come questo? Mi dispiace, Borus, non sapevo quello che potesse succedere. Borus, questo non è un posto indecente. Chiamalo come ti pare, non mi interessa, ma chi era quell'uomo, Milady? Quell'uomo? L'unico che probabilmente pensava di potermi
diciamo, affiancare. Che cosa significa? Cosa sta dicendo Percival? Non lo so. Ok, e sono joinati tutti. Ah, e il villaggio è andato a puttane. Ora che il villaggio è andato a puttane, io voglio vedere se c'è quel tizio che sicuramente avrà perso ora i campi, no? E quindi gli posso dire di andare. Ah, ma non c'è però. Ah, no, è là sotto, eccolo. È là sotto in fondo, vedi? Ha cambiato posizione. E ora probabilmente mi dirà: io adesso non ho più nulla da fare. Ho perso tutto, eccetera, eccetera. E io probabilmente gli potrei dire: perché non vai al castello di Midgar? Ecco. Ecco, dove dovrei andare adesso? Ecco, dove dovrei andare da qui? Ah, non glielo posso dire? Cazzo. Però hai visto? Ok, abbiamo sbloccato l'evento dove possiamo reclutarlo. Quindi o lo recluto con Yugo o lo recluto con Thomas. Perché con lei pensavo di poterlo reclutare già con lei. A meno che devo uscire e rientrare dal villaggio. Magari attivo il trigger. Perché forse ancora sono collegato alla storia e quindi non me lo fa reclutare. Anche se penso che in realtà sia strana questa cosa. Dovrebbe farmelo fare comunque. Allora, qui non c'è nient'altro da fare in realtà, quindi. Ah, ok, là c'è il ragazzino di là. Ok. Eh sì, vedi, forse ero collegato alla storia. Dice: questo è spaventoso, è scandaloso. Sembra che qualcuno voglia vendicarsi del clan delle lucertole. Non c'è fine alla vendetta. Loro avevano intenzione di tenerci occupati, immagino. Torniamo indietro al castello. Non c'è motivo di dire al concilio quello che abbiamo in mente adesso. Ok, ora. Che tecnicamente esatto, io sono uscito, diciamo, dalla trama. Se vado a Lake Castle, che succede? Che me li porto praticamente tutti quanti a Lake Castle. C'è qualche scena, qualcosa? No, vero? Però, adesso che li porto qui, li posso potenziare. Posso potenziare le armi di tutti, finalmente. Ed è ciò che faremo. E potenzio anche le skill, quindi a dopo. Ecco qua, vedete? Lo sapevo che funzionava così. Ero ancora praticamente nella trama, quindi lui ancora non poteva essere reclutato, ma uscendo e rientrando dal villaggio funziona. Chi? Io? Vedete, io lavoro i campi qui vicino, ma la battaglia dell'altro giorno ha praticamente mandato tutto a puttane. I vegetali che ho fatto crescere con così tanto amore sono stati praticamente distrutti. Non sarò più in grado di poterli vendere. Adesso tutto quello che ho è un mucchio di terra, diciamo di terra incoltivabile. Capisco. Quindi adesso non prendetemi troppo seriamente. Quello che è fatto. E adesso devo andare avanti. Cercherò un lavoro e cercherò un altro campo da far fiorire. La fattoria è la mia vita e la amo. Ecco, how about Midgar Castle? Che ne pensi di andare al castello di Midgar? Sono sicuro che lì ci sono delle aree che potresti farmare, cioè delle potresti coltivare. Non ho mai sentito. Ma se ci sono dei campi, ci andrò. I soldati nell'ultima battaglia hanno praticamente distrutto tutto. Tutto quello che mi è rimasto è questa zappa. E adesso voi, se avete dell'uva, e adesso se voi aveste dell'uva che mi convincesse, uva, eh? Oh sì, io amo i vigneti, cioè amavo i miei vigneti.
Ma adesso non ho abbastanza soldi per comprare delle uva da dell'uva da piantare. Ah, ecco. Quindi devo trovare l'uva. L'uva. Quindi l'uva si troverà sicuramente in qualche negozio di scambio. Vediamo se ci sono al castello. Proviamoci. Allora, ho trovato dell'uva nella capitale, quindi a Vinaia del Zexai. Vediamo se funziona. Wow, sì, uva. Me ne potresti dare qualcuna? Certo, prendi queste. Adesso perché non vai al castello di Midgar? Ecco qua. Prima mi hai dato l'uva. E adesso vuoi che io vada a lavorare nei campi. Sembra che io ti debba molto. Non c'è modo che io possa rifiutare. Che cosa dovrei far crescere? Cosa ti piace mangiare? Pomodori? Uva? Meloni? Posso fartene crescere di deliziosi. Potremmo condividere il loro succoso, diciamo il loro delizioso sapore succoso. Ah, non vedo l'ora. Dov'è che dovevo andare? Ah, bene, non è molto lontano. Vado, grazie. Yes. Reclutato. Ok, ciao ciao. Perfetto, e lo abbiamo reclutato praticamente subito, quindi vabbè, questo era un reclutamento facile, molto facile perché sapevo che sarebbe andata così, era molto prevedibile, è il classico schema di questi personaggi, un po' come Anna in Shuikoden 2, no? Dove parla di proteggere il villaggio di Ryube e non appena il villaggio di Ryube viene distrutto, voi praticamente la potete reclutare perché dice: ah, adesso cosa faccio? Adesso cosa farò? Cosa non farò? Eccetera, eccetera. E voi gli dite: combatti con noi. E lei dice: sì, probabilmente questa è la soluzione migliore. Ecco, e lui praticamente ha fatto la stessa identica cosa. Bene, torniamo indietro al forte. Tutto sembra essere normale qui. Lord Salom dovrebbe tornare questo pomeriggio. Spero che il consiglio non lo abbiano lasciato da solo per qualcosa. Bene, preparo l'acqua calda e il letto, Milady. Sembri stanca. Sembro davvero così stanca, Luis? No, non intendevo questo. Mi faccia sistemare la sua stanza prima. Mi posso scusare, Milady. Ok, Luis se n'è andato. E quindi ora siamo praticamente da soli. Però nell'essere da soli, ovviamente penso che tutto ciò sia dovuto al fatto che si possa in un modo o nell'altro girare per la città o andare dalle altre parti per reclutare qualcuno. Quindi io per il momento non credo di dover reclutare altra gente, quindi possiamo direttamente andare in stanza, mi sa. Oppure forse dobbiamo andare qui ad aspettare Salom? No. Allora, proviamo ad andare nella stanza per vedere se magari posso riposare, tra virgolette. Ecco, l'acqua calda è pronta, Milady. Vuoi riposare questa notte? Sì. Sono abbastanza stanca. Sì, va bene, madame. Sì, è tutto pronto. Comunque, non volevo dire quello che ho detto. Non ti preoccupare, Luis. Sono tutti alle dipendenze sue, praticamente. Chi è questo? Ah no, è lei. Minchia, non ho detto. Ma che? Non l'ho riconosciuta. Ora Salomo possibilmente l'hanno ammazzato. Sicuro. Vedi, stai ripensando a quello che gli ha detto. Se vuoi scoprire tutto ciò che riguarda tuo padre, devi trovare il Flame Champion. Quindi verranno tutti accomunati da sto Flame Champion, praticamente.
chissà se con le 108 stelle reclutate magari si sblocca effettivamente il capitolo del Flame Champion, no? Che ti fa vedere magari. Chi è? Salom, milady, sono appena tornato. Mi perdoni, milady. Ho sentito che lei è, diciamo, è finita all'interno di un attacco al villaggio di Xai. Mi hanno detto tutti i dettagli non appena sono tornato. Sono scioccato. Ha scioccato anche me. Ed è stata. E mi sembra che sia stata più di una coincidenza. Che mi dici del concilio? Questa è la parte più, diciamo, più noiosa. Hanno saputo. Ah, hanno preteso di non sapere nulla dell'attacco. Il concilio è diviso sulla proposta che praticamente gli ha fatto Armonia, ma solo sulla superficie. Sembrano che siano in totale unità. Cioè, ma in realtà sembra che siano in totale unità. Questo è il modo in cui pensano i mercanti. Sono sempre pronti a bilanciare le, diciamo, le scelte. Necessitiamo di scegliere i nostri alleati in modo molto saggio. È difficile distinguere nemici da amici. Assolutamente. Io. Salom, nel villaggio di Xai ho incontrato qualcuno che conosceva qualcosa riguardo mio padre, Wyatt Lightfellow. Sì, milady, Percival mi ha detto abbastanza. Ho avuto anch'io l'onore di avere, diciamo, la conoscenza di suo padre. Salom, che cosa dovrei fare? Quell'uomo mi ha detto che mio padre è morto, ma nel mio cuore io non gli credo. Devo sapere la verità. Però lui stava parlando, stava dicendo ai, e io l'ho interrotto. Quindi gli avrei dovuto dire forse pardonmi? È inusuale per la milady essere così esitante. Cosa c'è? Il mio ruolo, il mio lavoro da capitano non mi permette di avere. Non mi permette di. Cioè, mi cioè non mi permette. Di dimenticare, perché quello sarebbe forget, sarà sicuramente scritto male, di dimenticare i bisogni del mio popolo, seguendo i miei, diciamo, i miei desideri personali. Hai detto egoista? Hai detto egoista? Che c'è di così divertente? Mi perdoni, milady, ma lei è un po' troppo dura con se stessa. Sono dura con me stessa, io? Dovreste prendervi del tempo per voi stessa, milady. Ho notato come vi siete preoccupata in questo ultimo periodo. Oh, tu no, invece. Ecco perché tutti. Io sono. Noi siamo noi, i cavalieri di Zexen. Abbiamo un forte senso del dovere. E siamo qui. Per il nostro comune accordo, sacrificando le nostre vite per Zexen. Nessuno di noi pensa che questo compito sia, diciamo, sia stato un obbligo. Tutti noi di Zexen, nel nostro unico modo, risplendiamo di luce propria. Per qualcuno in questa terra, altri per le loro famiglie o per i loro cari. Sono sicuro che anche tu abbia i tuoi sentimenti, diciamo, riguardo Zexen. Salom, milady, perché non ne parliamo domani mattina a colazione? Vi offrirò tutte le spiegazioni, in capitale. Anzi, nella capitale ho avuto modo di, diciamo, di trovare delle informazioni tramite i miei agganci. Sembra che qualcosa stia per succedere. Qualcuno sta complottando qualche sorta di campagna. Il nostro coraggioso capitano, così come sempre, ha praticamente organizzato una missione per infiltrarci nelle Grassland e spiare i loro piani. Bene, allora, milady, devo andare. Adesso. Lei sembra che tipo stia per dormire, tipo con gli occhi mezzi socchiusi.
Sta quasi per addormentarsi. Preoccupato. Potrebbe avere ragione, ma... Ah, oddio, siamo ancora... c'è qualche trigger allora. Forse posso parlare con qualcuno di notte fuori oppure andare direttamente nella mia stanza. Se mio padre fosse vivo, o anche se fosse morto, devo saperlo per certo. E continuo a pensare a quello che mi ha detto, il Flame Champion. Ho sentito un rumore strano. Cos'era quel rumore? Ah no, vedi, allora non potevo andare da nessun'altra parte. Forse è alla finestra che mi stavano bussando, tipo, perché sentivo tum tum, che cos'è? Vedi? C'è sto rumore strano, ma che cos'è sto rumore strano? Ma che cazzo è sta roba? Ah, ecco. Ho sentito qualcosa. Non... Oh! Non ci credo. Ah, si è aperto alla fine. È stata una perdita vedere quello che ho visto. Non dovrei entrare nella stanza di una donna senza prima chiedere. Non c'era bisogno di rispondere al mio bussare comunque. Come hai fatto a finire qui dentro? Dovresti sigillare gli spifferi, Milady. Mi hai detto che l'intero mondo. Stai dicendo al mondo intero di trovare qualcosa di buono se tieni aperte le porte in questo modo. Ecco, stai dicendo altre cose senza senso. Ho sempre voluto giocare il ruolo interpretare il ruolo del cavaliere che salvava la principessa imprigionata nella torre. Principessa? No, no, non io. Hai ragione. Tu sei una principessa, ma anche un cavaliere. Ed ecco che entra in gioco la mia parte. E l'è incazzata come un mostro. Potresti stare zitto? Ehi, Milady. Il tuo viaggetto alle Grass. No, stai viaggiando verso le Grassland, non è vero? Per trovare il Flame Champion, sicuramente. Posso essere la tua guida. Come lo sai? Riesco a leggere le labbra. L'ho imparato tanti anni fa. Posso dire alla gente quello che dice guardando soltanto le loro labbra. Se vuoi venire. Potresti essere pronta già subito? Non sopravviveresti a una seconda battaglia in quell'outfit nelle Grassland, lo sai. Ecco, lei si cambia d'abito adesso. Ecco, chi ha detto che io ho un compito come membro dei Cavalieri? Smettila. Non devi mentire a me. Sono abbastanza grande per diciamo, leggere le anime come un libro. Mi scusi? Smettila di incazzarti, di argomentare. Tu stai andando, non è vero? E allora? Non dimmi che non vuoi vedere le Grassland con i tuoi stessi occhi. Grassland, con i miei stessi occhi. Esatto. Penso che tu dovresti vedere chi sono i tuoi nemici.
Potresti avere ragione. Certo che c'ho ragione. E allora, va bene? Potresti sbrigarti a, diciamo, a farti pronta. Ehi, non mettermi fretta. Quindi ora lei indossa abiti civili. E quindi posso entrare anche nel covo delle lucertole adesso. Non guardare da questa parte. Siamo chiari? Lo so, non preoccuparti. Cercherò di non guardare. Sono un uomo sposato, puoi fidarti di me. È così? Se scopro che stai mentendo, sguainerò la mia spada. Mi dai brividi. Sei un perfetto match per il mio missus. Ti prego, mi perdoni? Oh, no, niente. Cioè, nel senso, dice scusa, cosa hai detto? Quindi gli sta dicendo che potrebbe essere una sua anima gemella, praticamente. Oh, ha cambiato. Wow, guarda che figo. Questo andrà bene? Che bella, comunque. Mamma mia, è stupenda lei, comunque. Oh mio Dio. Pensavo che tu, diciamo, fossi di bell'aspetto in armatura, ma così ancora di più. Non ho bisogno dei tuoi complimenti. Complimenti? Oh no, è soltanto la mia onestà. Sfortunatamente tendo ad essere sempre frainteso. My missus sarebbe tipo mia moglie? Che è? Ma cos'è missus? Cioè è una parola praticamente inventata da lui fondamentalmente. Cioè, no, un secondo, perché voglio tradurla, ma penso che sia. Cioè, My Missus non ha completamente. La mia signora, esatto. È incredibilmente sospettosa di me. Buon per lei. Bene, allora, andiamo? Hai detto che mi avresti mostrato la via. Andiamo. Certo, per prima cosa dobbiamo andare al villaggio di Kisha! Se vuoi cercare degli indizi sul Flame Champion, c'è qualcuno lì che è associato con lui. Kisha? Il clan di Kisha è uno dei più conservatori dei sei clan. Sì, sono totalmente diversi da quelle lucertole barbariche che abbiamo incontrato. Andiamo. Ups. Potrebbero vederci se utilizziamo il cancello principale. Utilizziamo il passaggio segreto. Oh, Nash è stato reclutato, dai! Ok, Nash lo mettiamo ovviamente però dall'altro lato, così li possiamo utilizzare indipendentemente. Ma è bellissima Chris così! Tra l'altro, guardala l'immagine che figa! È bellissima! Ma quindi ora, scusa, se io me ne sto andando con Nash... Tutti gli altri cavalieri che fine fanno? Cioè, dicono, ah, è sparita, dove è andata? Cioè, succederà un casino. Avrei dovuto conoscerlo questo passaggio, sembra molto accessibile. Dubito che la tua attitudine di fiducia e di tolleranza te l'abbia permesso. Un castello non può essere aperto e tollerante, no? Non può essere aperto e tollerante in che senso? Allora, qui cosa c'è? Mi sa che ho tradotto un po' sopra le righe, io troppo letteralmente. È un modo di dire. E io l'ho tradotto troppo. Ci saranno mostri qua sotto, probabilmente, vero? No, no. No, a quanto pare no. Quindi ora ho la possibilità di viaggiare in tutte le grassland. Ah, ecco dove sono finito. Ecco, qua ci sono i mostri. Perché questo è il passaggio segreto che ho utilizzato dalla cucina. Quindi mi riporta nello stesso punto. Eccoci qua. Che succede? Andiamo.
Sì, lo so. Non ti preoccupare, non è un addio, non è un addio per sempre, lo sai? Certo. Qui è dove appartengo, dopo tutto. Suppongo, comunque immagino quello che è. Comunque Chris è la waifu assoluta per il momento, è la waifu assoluta del gioco per me. Ah. E sono tutti lì. Lord Salom, possiamo veramente dipendere da quel Joker? Ah, oddio. Forse l'hanno fatto apposta. Diciamo, la sua disciplina con la spada non è uno scherzo, ve lo assicuro. Non sto parlando di quello. Io parlo della nostra Lady Chris. Se sei così preoccupato, Boros, perché non vai semplicemente con loro? Lo vorrei fare se potessi. Lo farei se potessi. Lady Chris può prendersi cura di se stessa. Noi dobbiamo pensare a guardare avanti per rivederla. Concordo. Comunque, Lord Salom, pensi davvero che lui sia un uomo sposato? Che cosa? Bella questa roba. Quindi adesso tecnicamente potrei andare avanti con il capitolo 3 di Chris. Ovviamente Thomas non può andare avanti, ma ci sarebbe anche il capitolo 3 di Hugo adesso da fare. Che tecnicamente, come ordine cronologico, è quello che si avvicina di più a quello di Thomas. Quindi, paradossalmente parlando, io dovrei fare il capitolo prima 3 di Hugo, anziché il capitolo 3 di Chris, se devo essere onesto. Quindi, diciamo che la prossima volta dovrò fare il capitolo di Hugo, diciamo, per agganciarci a tutto quello che è successo. E anche in base, ovviamente, a quello che faremo in generale con Hugo, potrò decidere se poi continuare ancora con Chris. O se finalmente cominciare il capitolo di Geddo, o addirittura continuare con Thomas, quindi poi si vedrà questa situazione. Va bene, detto questo, direi che per il momento è tutto. Io vi ringrazio al solito per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima. Ciao!